con noi a presentarci il problema dei truffatori che passano per le case, un problema di attualità, quindi è un intervento quanto mai opportuno, guarderà una decina di minuti, diceva, e comunque chi lo desidera si può fermare. Auguro a tutti una buona domenica. Buongiorno a tutti, scusate l'intrusione, sono il maresciallo maggiore Moretto Olivo con assieme il collega il maresciallo Cipolla Armando. Siamo qui pochi minuti solo per illustrarvi alcuni comportamenti da adottare nel caso di furti, truffe, soprattutto alle persone della terza età. Sono incontri che sono fortemente voluti dal nostro comando provinciale di Mantova. Hanno lo scopo di amalgamare, aumentare la collaborazione tra forze di polizia e popolazione al fine di contrastare meglio i reati predatori, quindi furti e truffe. E hanno anche lo scopo di sensibilizzare le persone su comportamenti e abitudini che possono eventualmente essere cambiate, modificate, proprio per evitare di trovarsi in certe situazioni oppure per ridurne eventualmente le conseguenze. Di truffe ce ne sono di diversi tipi, in questo periodo vanno di moda le truffe con i prelievi ai bancomat, alle carte di credito, però quelli che più creano allarme sociale sono le truffe ai danni delle persone della terza età, proprio perché vanno a colpire persone spesso sole, persone indifese. Quindi la prima cosa che ci sentiamo di dire è di avere un'azione di prevenzione, il fatto di non tenere troppi soldi in casa, il fatto di non portare fuori troppo denaro se non quello essenziale per fare la spesa, per pagare le bollette. Fino a pochi mesi fa c'erano degli individui che telefonavano in casa per dire alle persone: guardate che abbiamo i vostri figli, abbiamo i vostri nipoti nelle caserme dei carabinieri, ho preso un posto di polizia perché abbiamo sequestrato la macchina priva di assicurazione, manderemo un nostro collega per prendere i soldi per la contravvenzione, o avvocati, finti avvocati, che telefonano per dire: guardate che ci sono i vostri figli, i vostri nipoti arrestati o denunciati presso le caserme, se volete che vengano liberati dovete pagare la parcella oppure dovete pagare la cauzione. Chiaramente sono tutte falsità queste, però sono degli esempi che avvengono nella nostra zona. Ricordatevi sempre che i carabinieri vengono a suonare al vostro campanello e sono in divisa e hanno una macchina con i colori istituzionali. Quindi siamo ben identificabili. Di certo non ci presentiamo col cappellino o con una targhetta. Anche dentro l'abitazione, attenzione, nel aprire il cancello, facciamo entrare in casa solamente persone che noi conosciamo. Le persone che non conosciamo, lasciamole fuori. Capita, è capitato, di persone che si fingono dipendenti del comune o dipendenti di società che erogano servizi, che con la scusa di controllare i contatori approfittano, entrano in casa, ci contestano magari il fatto di aver pagato l'ultima bolletta con soldi falsi e quindi chiedono di poter visionare tutti i soldi che abbiamo in casa, oppure chiedono di poter vedere la bolletta, quindi codici POD, PDR, che sono codici identificativi della nostra bolletta e che permettono il cambio di gestione, di gestore. Poi ci possono essere altri casi dove entrano magari con delle piccole macchinette che emettono suoni, che emettono luci, per farci credere che magari nella nostra casa ci sono dei gas particolari, che la nostra acqua è contaminata, e magari con questa scusa ci chiedono di raccogliere tutto l'oro che abbiamo e di metterlo magari nel freezer, nel frigorifero, per evitare che si corroda. Sono cose che sono realmente accadute. Ecco, stiamo attenti a queste situazioni, come pure il corriere che porta il pacco e pretende di essere pagato.
se non abbiamo chiaramente un ordine di un nostro parente, noi non paghiamo nessuno. E la stessa attenzione dobbiamo porla all'esterno, evitare di avere a che fare con persone che non conosciamo. La scorsa estate c'è stata, avrete magari avuto modo di leggere sui giornali, la tecnica dell'abbraccio, quindi soprattutto donne che si avvicinano a uomini, non solo però a uomini, che magari vedono che hanno la collana, il bracciale, l'orologio d'oro, il portafoglio ben in vista e con la scusa di un'informazione si avvicinano e abbracciano le persone e con questo sfilano il portafoglio, portano via la borsetta. Ecco, non si tratta solo di salvaguardare il nostro bene, ma di salvaguardare anche la nostra incolumità. Più di una volta lo spintone, lo strattone sono magari effettuati con più virulenza e questo provoca anche la caduta del soggetto. Quindi non è solo una difesa per difendere il nostro patrimonio, ma per difendere la nostra incolumità. Stessa attenzione dobbiamo porla quando noi usciamo magari dall'ufficio postale, dove siamo andati a fare un prelievo, dove siamo andati a prendere la pensione. Guardiamoci un attimo intorno, guardiamo se qualcuno ci sta osservando. In tal caso, se abbiamo dei dubbi, chiamiamo i carabinieri, chiamiamo un nostro figlio che ci venga a prendere. Non facciamo la strada più breve per andare a casa, magari più isolata, facciamo la strada più lunga e più trafficata, come anche quando andiamo a prendere al bancomat a fare un prelievo. Guardiamo un attimo intorno chi c'è, se c'è qualcuno che ci può creare sospetto. E quando digitiamo i numeri, mettiamoci la mano davanti. E il codice non teniamolo nel portafoglio. Cerchiamo di prendere questa piccola abitudine. Oppure al supermercato, quando scendiamo dalla macchina, anche qui osserviamo, guardiamo chi abbiamo intorno. E non lasciamo in macchina il paio di occhiali firmati, la borsa, oppure il capo d'abbigliamento. Sono tutti oggetti che chiaramente fanno gola ai delinquenti, possono rompere il vetro facilmente e appropriarsene. Abbiamo letto sicuramente sui giornali la tecnica della frutta, soggetti che magari vanno in giro con piccoli furgoncini chiusi, individuano la vittima, si avvicinano, prendono quella cassetta della frutta, la mettono dentro la macchina del soggetto e qui pretendono il pagamento. Magari il soggetto è appena stato all'ufficio postale a prelevare o al bancomat. Questo soggetto, la vittima, pur di liberarsi di questi individui, paga, oppure perché è impaurito dal comportamento di questi soggetti. Ecco che magari davanti a loro gli apre il portafoglio e magari ecco è l'occasione per anche qui usare lo spintone, strattonare, strappare, poter far del male, oltre ad appropriarsi del bene. Consiglio, ecco, magari rimanere chiusi in macchina o cercare di chiamare un parente, anche i carabinieri. Può capitare di essere presi dal panico in queste situazioni, magari far finta di telefonare, far finta di parlare col proprio figlio, far finta di parlare con i carabinieri. Un'altra situazione che magari può capitare è due macchine che si incrociano, è la truffa dello specchietto, avrete sentito parlare anche di questo. Due macchine che si incrociano, si sente un piccolo rumore, i delinquenti girano la macchina, inseguono, fermano la persona, gli contestano il danno, pretendono il pagamento, senza l'intervento della forza di polizia, senza l'intervento delle assicurazioni. Anche qui è la stessa situazione, uno pur di mandarli via, uno magari preso dal timore, tira fuori il portafoglio per poter pagare. Anche in queste situazioni può venire un po' il panico, può venire un po' il timore, ma essere preparati, avere una mentalità che qualcuno possa comunque fuori all'esterno farci qualcosa di male, ecco che ci può preparare a essere un po' più calmi, un po' essere un po' più freddi e questo ci permette magari di rimanere dentro in macchina, chiamare il nostro parente, il nostro figlio, chiamare i carabinieri o presi dal panico chiamare, far finta di chiamare. Ecco, questi pochi esempi che vi ho fatto sono quasi la totalità delle
truffe e dei furti che avvengono ai danni delle persone della terza età. Quindi noi quello che vi chiediamo è di stare solo un attimo più attenti e di denunciare eventualmente questi fatti. Il fatto di denunciare queste cose alle forze di polizia ci permette spesso di individuare i responsabili o comunque di divulgare questa situazione ad altri comandi, ad altre regioni, e proprio per evitare che questo possa accadere anche ad altre persone. Quindi io con questi pochi consigli, abbiamo terminato questo breve incontro. Vi ringraziamo del tempo che avete voluto perdere con noi. Ringrazio Don Alberto per averci dato questa possibilità e auguriamo a tutti buona domenica. Ecco. Grazie. Grazie.